di Obiettivo News. Sabato 13, domenica 14 e lunedì 15 maggio torna al mercato della terra e della biodiversità. Ne parliamo oggi in studio con Ivano Reancontu dell'Associazione Pertella Canovesana. Benvenuto. Grazie, grazie a voi. Nome di quest'anno: Dinamica 2023. Tradizione in evoluzione. Ogni anno c'è un filo conduttore che lega l'evento. Nuovo, sì, quest'anno ha questo titolo, questo filo conduttore, questo tema. L'abbiamo voluto declinare in questa maniera proprio perché crediamo che sia ora di dare un'evoluzione a quello che è la tradizione. Noi sappiamo che ospitiamo contadini, produttori diretti, eccetera, che sono custodi della tradizione nel loro sapere. E allo stesso tempo queste persone portano un'evoluzione tecnologica innovativa che serve, ma sempre nel rispetto delle tradizioni. Anche in considerazione delle difficoltà che l'agricoltura comunque affronta tutti i giorni dovute al clima, alla carenza d'acqua. Esattamente, negli ultimi anni, è inutile ripeterlo, lo sappiamo tutti, il clima ha fatto veramente da padrone per quello che è la produttività, e non solo, perché fa dei danni veramente ingenti a quello che è il comparto agricolo. E quindi un po' di innovazione tecnologica, non solo, può aiutare, insomma, dobbiamo cercare di integrare, di evolvere, semplicemente perché non possiamo lasciarci andare, ecco, deve andare avanti sempre questo lavoro. Anche quest'anno viene inserito nel Festival della Reciprocità, che è questo festival che è nato dalla sinergia tra i comuni. Sì, tra tre comuni, San Giorgio Canavese, Castellamonte e Dagliè. È il primo degli eventi che verrà presentato quest'anno in ordine temporale, e insomma cerchiamo di fare da apripista a quello che saranno gli eventi di tutti e tre i comuni, che cercano con la sinergia e con la reciprocità di fare una forza comune per far sì che si possa sempre di più valorizzare non solo gli eventi ma anche l'intero territorio. Come in tutte le edizioni, numerosi espositori, produttori che provengono da tutta Italia e anche dall'estero. Sì, quest'anno nuovamente abbiamo di nuovo presente diversi produttori esteri, dalla Francia, Svizzera, Croazia, quindi insomma sono diversi, Slovacchia, che dimenticavo, e diversi produttori italiani, diverse regioni sono presenti, e siamo contenti perché vuol dire che insomma piace, c'è una buona rappresentanza e soprattutto si può dialogare, confrontarsi, che è una delle costanti per poter crescere ed evolvere. Se non erro sono una sessantina, quindi veramente sono numerosi. Esattamente 68, sì, sono anche di più, e quindi siamo contenti, anche perché le richieste continuano ad aumentare, quindi certo, siamo contenti. Sì. Un evento che negli anni senza dubbio è cresciuto. Sta crescendo, sta provando a crescere, sì. E quest'anno c'è anche un giorno, o meglio mezza giornata in più, quindi lunedì 15. Sì, lunedì 15 è stato voluto, in collaborazione anche con Peppone Calabrese, fare questa giornata dedicata agli studenti, ai ragazzi delle scuole canavesane, come diciamo lezione formativa che verrà tenuta dal dottor Silvio Barbero di Slow Food, della vicepresidente della fondazione di Slow Food, proprio perché crediamo molto nel tema. E questa incredibile adesione, perché sono veramente più di 700 le adesioni a questa iniziativa, ci fa dire che la direzione è quella giusta, cioè il clima, l'agricoltura, il cibo devono avere sempre più attenzione, e soprattutto le nuove generazioni devono essere il focus di quello che verrà in futuro. E anche gli eventi sono tantissimi, gli eventi che si terranno appunto nei due giorni precedenti. Gli eventi sono tantissimi, adesso non vorrei dimenticarne nessuno, no, mi piacerebbe elencarli tutti, ma sono veramente tanti. Uno tra i quali è uno dei laboratori Mani in Pasta, che viene riproposto dopo il successo dello scorso anno, in una versione particolare, cioè si propone ai bambini di fare i cosiddetti biscotti di vetro,
che sono una sorta di continuità del progetto voluto da Tre Terre Canavesane, quando poi a Natale si è ospitato l'albero in vetro di Murano con gli artisti, gli artigiani di Castellamonte e quant'altro, facendo questi biscotti trasparenti di vetro proprio come simbolo di questa reciprocità e unione che deve proseguire, deve andare avanti. Ci sarà la camminata con l'autore organizzato da Morena Stories su Local, che sostanzialmente racconta per le vie del paese insieme a Peppone Calabrese, che sarà appunto presente in tutti e due i giorni, quello che sono le peculiarità del posto, ecco, raccontate in chiave ovviamente artistica e moderna. Ci sarà una degustazione veramente interessante in collaborazione con l'Enoteca regionale di uno dei produttori di spicco, insomma, che partecipa, un produttore artigiano di parmigiano reggiano di razza bianca modenese, un presidio Slow Food, per il quale ha deciso di aprire una forma di 170 mesi. E quindi proprio in questa occasione verrà fatto l'abbinamento con il passito erbaluce e altri vini canavesani. Tra le altre cose, che sono veramente tante. Sono veramente tante. Due giornate piene intense. Molto, molto. Bellissima, sempre anche la collaborazione che c'è con le associazioni sangiorgesi che partecipano sempre. Assolutamente. Senza le associazioni, la Pro Loco e quant'altro, certo, non si potrebbe fare. Quindi è proprio bello perché tutto il paese collabora e c'è questa unione di intenti per far sì che la festa, possiamo chiamare così, riesca in tutto e per tutto. È una fiera storica, quindi è anche molto sentita da questo punto di vista. E non dimentico, una cosa importante, la collaborazione continuativa, sempre per l'area gastronomica, con la Casa di Riposo e GSI, che anche quest'anno riproporranno un menù dove vengono nei singoli piatti ospitati diversi prodotti dei presidi e non solo, dei produttori presenti al mercato, quindi con l'occasione li si può assaggiare per poi decidere se acquistarli. E già la Casa di Riposo collabora con i mercati settimanali dei produttori, esatto, proprio riscoprendo le ricette tradizionali con i prodotti che sono... Esattamente, ma soprattutto la cosa interessante, o almeno quello che interessa, al di là di creare questa sorta di economia circolare per far lavorare anche i produttori locali, per crescere il territorio, diventa interessante il fatto che i ragazzi delle scuole e gli ospiti della struttura mangiano in maniera molto sana, molto stagionale, che è uno dei principi buoni per fare quello che si può, ogni piccola parte, per dare un contributo al problema ambientale, del clima, dell'agricoltura. E il mercato della terra della biodiversità, dinamica 2023, tradizione in evoluzione, lo ripeto così almeno anche ai nostri lettori, telespettatori, entra in testa perché è bellissimo questo titolo. Verrà inaugurato quando e l'inaugurazione, grosso modo, come verrà inaugurato sabato 13 maggio alle ore 15 con l'apertura del mercato della terra e della biodiversità. Sarà, ripeto, presente Peppone Calabrese e più di, diciamo, vari ospiti istituzionali e non, che insomma daranno un po' questa apertura al mercato. Poi al sabato sera, come sempre, ci sarà uno spettacolo in Piazza Ippolita. Ci sarà uno spettacolo, sì, organizzato da Marco Peroni, che è un po' la storia di Adriano Olivetti con le musiche di Bob Dylan. È una bellissima rappresentazione che vale veramente la pena vedere. E poi un'altra novità di quest'anno sarà uno chef slovacco che è ospite. Sì, è una delle contaminazioni di cui parlavamo, proprio con questa collaborazione che è nata con questo produttore slovacco, e hanno deciso di far venire, quindi noi lo ospiteremo, un rinomato chef slovacco che presenterà uno dei piatti tradizionali slovacchi con i presidi Slow Food presenti e si potrà mangiare, assaggiare nell'area gastronomica. Oltre a quello, tra gli eventi ricordiamo anche la proiezione di un cortometraggio di Andre Verga. Sì, assolutamente, Canavese Dreams,
un bellissimo evento che verrà presentato sia sabato al teatro Belloc, e ripetuto il lunedì con la platea dei ragazzi delle scuole. Assolutamente. Poi i giochi e i divertimenti per adulti e bambini. I giochi, sì. Una delle bellissime novità di quest'anno dal punto di vista di intrattenimento è proprio questa sorta di gioco virtuale per i bambini, e poi c'è anche la sezione per adulti, un quiz che viene fatto in piazza, aperto a tutti quelli che vogliono partecipare, con varie domande a tema, quindi specifiche, legate a quello che è il mondo di Slow Food, dei produttori, della rete di Slow Beans e di tutto ciò che è agricoltura. Cosa possiamo aggiungere ancora per invitare? Beh, per invitare noi possiamo solo dire che è un'esperienza, non è una fiera, ma è un'esperienza, perché si ha possibilità di dialogare con i produttori diretti di ciò che si vede sul tavolo, per cui si può veramente capire tantissime cose, provarle, perché questa contaminazione dal nostro punto di vista è sempre quello che fa crescere. Sì, infatti appunto è particolare, perché i produttori che sono presenti ti raccontano, ti illustrano la storia di come nasce il prodotto, di come viene coltivato, le particolarità e le curiosità. E poi appunto ci danno anche la possibilità di assaggiarle. E non dimentichiamo che questo è molto molto importante, perché uno l'assaggia direttamente, che è il modo migliore per capire quello che è la diversità. Ecco. Quindi sabato 13, domenica 14 e lunedì 15 maggio a San Giorgio Canavese per il mercato della terra e della biodiversità, Dinamica 2023, tradizione in evoluzione. Vi aspettiamo.